In questo tempo di Quaresima, in questa seconda settimana, siamo chiamate a dire sì, almeno per oggi, ogni giorno della vita, dire sì alla chiamata missionaria, alla chiamata della sequela di Gesù e del suo Vangelo. Per questo, la prima lettura ci richiama alla chiamata di un patriarca e poi di una matriarca, di più matriarche insieme a Sara, anche Agar, ma la chiamata del primo patriarca che è Abramo, dell'abbandonare tutto nella terra di Ur e di mettersi in cammino verso una terra promessa che non è solo terra, ma è la promessa di nuove relazioni, di una vita, di condivisione. Di una vita dove la vita e la vita in abbondanza abbia l'ultima parola. Per questo la liturgia ci richiama nella prima lettura il padre Abramo e ci richiama nel Vangelo, il Vangelo della Trasfigurazione. Gesù invita i suoi discepoli, quelli che nella tradizione sono i più vicini, ma sono anche quelli che hanno bisogno di un maggiore cammino di conversione, invita i suoi discepoli a salire sulla montagna. E lì il Signore Gesù si incontra con due nomi, due persone molto presenti nella tradizione di fede di Israele e soprattutto sono due progetti di vita, Mosè ed Elia. Mosè, uomo insieme a Miriam e ad Aronne della tribù di Levi. Mosè non è solo la persona a cui Dio ha rivelato la legge nella storia dell'Israele antico, ma è la tribù insieme a sua sorella Miriam e a suo fratello Aronne, è la tribù di Levi. La tribù che anima il cammino di liberazione del popolo dalla schiavitù di Egitto. È la tribù che, arrivata alla terra promessa, non riceverà terra. Sarà la tribù errante di tenda in tenda perché l'unica eredità è il Signore. La tribù di Levi è la tribù, che ci ricorda nei piedi, nel cammino, nell'errare, nel camminare insistentemente, che siamo gente di esodo, gente che ha fatto l'esperienza della Pasqua di liberazione, gente che cammina in un progetto di condivisione che è il progetto della Pasqua. Questo è Mosè. Non è solo il nome di una persona, ma è proprio un modo esodale di stare al mondo. E la liturgia ci ricorda che dobbiamo essere gente della tribù di Levi, gente come Miriam, gente come Mosè, gente che cammina errante, testimoniando con la vita che l'unica eredità, l'unica essenziale essenzialità è il Signore Yahweh, il Dio liberatore. E anche Elia farà parte di questo gruppo, sarà profeta itinerante, insieme a Eliseo saranno chiamati profeti minori, profeti che non scrivono nulla perché il loro corpo errante di tenda in tenda, nella preoccupazione quotidiana della vita delle persone semplici, delle vedove, degli orfani, delle persone ammalate, degli stranieri, ecco, la vita delle persone semplici che vivono di tende in tende è la preoccupazione della profezia di Elia e di Eliseo. Allora Mosè ed Elia saranno i profeti che saranno presenti sul monte della Trasfigurazione assieme a Gesù. E per dire, la comunità ci sta dicendo, la comunità del Vangelo ci sta dicendo che Gesù appartiene a questo cammino di profezia. È il Figlio di Dio che viene a compiere questo cammino errante di tenda in tenda, errante senza nulla possedere, questo cammino in uscita nella difesa dei poveri, delle vedove, degli orfani. E noi a volte come discepoli diciamo,
facciamo delle tende qua, fermiamoci qua. E Gesù ci invita in questo tempo di Quaresima e in tutti i tempi di vita la sua sequela, a scendere dalla montagna e a iniziare a praticare sempre di più l'averlo incontrato. Buon cammino di erranza e di profezia.